Per dire che questa è una di quelle partite che se l'Avellino l'avesse pareggiata non avrebbe scandalizzato. Se la Fiorentina l'ha vinta non scandalizza nessuno perché ha colto anche due pali. Via. Con le immagini vediamo subito appunto di entrare in questa fase del primo tempo per dirvi, al di là delle occasioni molto deboli che ha avuto la Fiorentina, per parlarvi di questa partita che è stata un po' la prova di quella che la Fiorentina giocherà mercoledì prossimo contro l'Anderlecht. Infatti era una Fiorentina rinnovata, giocavano tra l'altro i giovani Cecconi e Carobbi, non giocava Mox perché è squalificato in Coppa UEFA, quindi era una Fiorentina in prova con questa attenzione, diciamo così, per mercoledì prossimo. E la Fiorentina ha cercato più volte di andare in gol, ecco Carobbi appunto uno che ha ben figurato oggi e su questo tiro si chiude il primo tempo. Vediamo alla ripresa e c'è subito la traversa di Pulici, non ha bisogno di commenti, guardatela, è leggermente rallentata. Paradisi è graziato in questa circostanza. Poi c'è appunto l'incrocio dei pali che dirà di no a questa punizione di Socrates, molto bella tra l'altro effettata alla brasiliana. Poi c'è l'occasione per l'Avellino ed è Casale che sfiorerà il palo e alla fine il gol, dentro non dentro, l'abbiamo rallentato appena, giudicate voi, per noi è 1-0, l'1-0 appunto che la Fiorentina permette appunto alla Fiorentina di guadagnare i due punti meritati. A te la linea.